Insomma, la regina non guarisce. Abbiamo perso una partita che alla fine potevamo venire a pareggiare. Eravamo venuti qui almeno per prenderci un punto, per ripartire un po', no? Perché dopo un periodo negativo partiamo in casa, al minimo dovevamo almeno portare il pareggio oggi, non essere molto belli ma concreti, perché comunque si riparte con i punti. Eravamo venuti anche abbastanza bene, solo che alla fine c'è stato questo gol che abbiamo preso. Oh. E se poi riesce a portare il punto, giustifichi. Dopo la conferenza, mi richiamo io. Diventa tutto negativo. Avete lasciato tanto campo nella ripresa alla fine. No, abbiamo, siamo calati fisicamente. Non era questa la nostra intenzione, siamo regolati perché non riusciamo più a credere altri. Questa è la preoccupazione più grossa, che in questo momento eravamo calati a livello di condizioni. La scelta di De Michele, ci hanno detto, è stata una sua scelta? La scelta perché in funzione del fatto che abbiamo un ritmo non è, diciamo, elevato, già la partita con Pescara me l'ero accorto. E Davide a livello di ritmo, certamente è un giocatore di qualità e di esperienza, però a livello di ritmo, soprattutto una partita fuori casa come questa qui, poteva semmai aumentare il problema della squadra. Messo però, ecco, fatto 35 minuti, era un po' nei programmi, garantirci quel cambio di qualità per cercare di essere vigorosi e tenere pane. Doveva essere Rigoni l'uomo che della sorpresa, l'uomo che si doveva inserire tra le linee, ha visto, ha dato molta ampiezza alla sua manovra. No, doveva essere Rigoni a fare un lavoro tra le linee, a portare avanti la squadra? Tra Sbaffo e Falco dovevamo muoverci un po' due mezzi punti tra le linee per cercare di sorprendere un po' i tre difensori, attaccare in mezzo i tre difensori centrali della linea. A parte la fase offensiva, anche le idee non è che abbiamo fatto grandi conclusioni, perché non andiamo mai in porta, quindi meno male, 0-0 era un risultato abbastanza che rispettava l'andamento della partita, però abbiamo preso il gol e poi abbiamo perso. Guardando al futuro è solo la parte atletica che deve curare? No, dopo tutto, perché quando perdi poi diventa pesante anche la situazione, ma è solo la parte atletica. Avevo detto, secondo me siamo calati a livello fisico, condizioni atletiche, il che ha usato la scopita porta sempre comunque abbassamento di convinzione, di morale, di autostima e tutto il resto, quindi bisogna lavorare su tutto. Era la Dina che si aspettava questa? Sì, la conosco, la Dina, una squadra molto concreta, e concede poco, però se ti parlo puoi dire di montare. Mister, dopo l'esordio di Auteri, lei era stato anche contattato da Dina, o sbaglio? Sì, se l'ha già detto questo. Ah, no, perché stavo fuori, scusi. No, non l'ha detto. Se l'ha detto o no, avevo già detto. No, non è stato solo se secondo tavolo, se stato. Sì, no, hanno contattato un po' di persone. Erano parecchi, sì. La situazione in cui ci si può mettere mano comunque, no? Ci si deve mettere mano, non è bella, però dobbiamo assolutamente uscirne fuori. La prossima giornata c'è il Padova, già uno spareggio salvezza. È una partita importante, il pareggio salvezza in questo momento potrebbe sembrare così, però cambiamo ancora a lungo, però mettiamo, non ci voleva questa sconfitta. Un gol nato da una distrazione o casuale? Anche un rimballo c'è stato, sì, ti viene sempre dietro, poi quando stai lì anche la spiga non te lascia mai, quindi è stato pure quello, insomma, ecco, è stato un episodio fortunato, poi sfortunato per noi. Però mi sento dire tutto sommato che il pareggio era il risultato giusto, pur non essendo stata una bella partita, non era lì, abbiamo giocato una gran partita con loro. Se il primo tempo molto equilibrato, il secondo avete concesso un po' di campo, ma non ho occasione, quindi 0-0 stava tutto. Grazie mister. Grazie.